Il risultato di oggi è anche una conseguenza della passata governance, lo possiamo dire. E come sarà? Ora le chiedo la sanità di domani. Beh, intanto noi abbiamo lavorato molto in questi due anni. Pensare che due anni fa si poteva uscire è sbagliato, perché in questi due anni noi abbiamo fatto il registro dei tumori, un piano sanitario, il riordino della rete ospedaliera, il riordino dei punti nascita, investendo sulla rete STAM e STEN e su tutti i materni infantili che sono stati quasi tutti ristrutturati. Abbiamo investito sul territorio, abbiamo un piano della prevenzione che prima non c'era e la prevenzione presenta tanti e corposi investimenti. Abbiamo avuto premialità per 140 milioni di euro dal governo grazie a questi adempimenti. Per cui abbiamo lavorato tantissimo per ottenere questo risultato in questi 24 mesi. Il futuro è mettere al centro il cittadino ancora di più. Il futuro è chiedere agli operatori, agli infermieri, alle OSS, ai medici di prendersi in carico e in cura un lungo percorso di assistenza e poi investire sul CUP, investire sull'ADI, sulle assistenze domiciliari, perché lì l'operatore entra dentro le case e dà un'assistenza molto lunga ai cittadini. Ecco, nonostante tutto quello che ha detto del lavoro svolto, in questi mesi ci sono state polemiche sulla questione tagli alla sanità. Oggi, in vista dell'uscita del commissariamento, come spegne queste polemiche? Perché intanto non è vero che ci sono stati tagli. Ovviamente il gioco della strumentalizzazione in sanità produce questo, ma noi abbiamo speso 50 milioni di euro in più all'anno, soltanto prendendoci in carico per esempio le persone malate di epatite C, garantendo i nuovi farmaci e salvando tante vite, abbiamo speso tantissimo. Abbiamo investito sul percorso nascita, che non è vero che è stato un taglio, ma ci sono stati investimenti per oltre 15 milioni di euro sulle nuove sale parto. Ecco, abbiamo fatto un grande lavoro di riorganizzazione, di messa in sicurezza e di qualità dell'assistenza. Un commento sulla regione Abruzzo rispetto alle altre regioni sulla sanità? Beh, il commento questa volta non è né politico, né ideologico, né formale. È sostanziale, perché gli atti che abbiamo definito insieme, che la conferenza Stato-Regione, che il Consiglio dei Ministri ha approvato, sono emblematicamente la prova di un ottimo lavoro che è stato fatto nell'ultimo biennio e che consente a questa regione di uscire dopo quasi 10 anni da una lunga fase di complesse vicende finanziarie, organizzative e operative che hanno determinato effetti, direi, negativi non nella regione, ma hanno provocato in questi anni anche grandissime difficoltà, immagino, tra operatori e cittadini. Oggi c'è una speranza, un tempo nuovo, e quindi il commento sta negli atti, nella sostanza.